Se prendete posto possiamo cominciare. Buongiorno, anzi buonasera a tutte e tutti, benvenuti nella nostra aula magna di chimica, la nostra aula storica. E è con grande piacere che abbiamo oggi questa giornata di inaugurazione del nostro progetto d'eccellenza, di cui diremo qualche parola dopo io con Laura e Claudia, per presentarvi non solo il progetto ma anche qual è stato in qualche modo l'iter che ci ha portato a vincere questo progetto. Mi fa molto piacere che sia intervenuto qui oggi anche il nostro magnifico rettore Stefano Geurna, insieme al direttore generale Andrea Silvestri, per farvi i saluti istituzionali iniziali. Quindi darei subito la parola al rettore. Grazie. No. Anche perché qua queste cattedre sono fatte per altre. Bene, grazie, benvenute, benvenuti. E ovviamente portare i saluti, credo la maggioranza delle persone qui siano di casa più di quanto non lo sia io, quindi a nome di tutti coloro che vivono questo dipartimento e che lo popolano quotidianamente, saluto invece coloro che non vivono qua normalmente, che sono gli ospiti, che vengono a conoscere qualcosa in più e a festeggiare anche un po' tutti insieme questo brillante successo. Tra tutti, vedo qua in prima fila, non posso non menzionarlo, il segretario generale di compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi, che ringrazio particolarmente. La presenza appunto anche di altre istituzioni a celebrare un qualcosa che riguarda in fondo noi e il nostro ministero, credo sia importante proprio per dare quest'idea di sistema e di sinergie che ci sono. Nel dare il saluto, due parole. Tanto complimentarmi col dipartimento. Come sapete, la sfida per i dipartimenti di eccellenza è una sfida vera, solo pochi dipartimenti possono concorrere, sono 150 quelli finanziati su una short list di 350, se non ricordo male, su base nazionale, e parliamo di più di 1000 dipartimenti totali, quindi comunque già rientrare nella categoria di coloro che hanno potuto candidarsi è stato importante. Nel caso del nostro Ateneo, grande, ma anche grande non solo nei numeri ma anche nella qualità, c'è un numero massimo di dipartimenti che si possono candidare per un Ateneo che è di 15, il nostro Ateneo ne aveva ben 18 candidabili e quindi c'è già stata una preselezione all'interno dell'Ateneo per poter mandare avanti i 15 dipartimenti che poi hanno potuto correre, e come saprete di questi 15, 8, quindi più della metà, hanno avuto il premio, tra virgolette, importante, e sentiremo anche dopo nella presentazione del progetto, anche importante sia per l'entità del finanziamento che per le attività che permetteranno di svolgere, quindi più che per i soldi, per i risultati che sicuramente tutto ciò porterà. 8 dipartimenti, che è un grande successo perché, come sapete, il nostro Ateneo pesa intorno al 4-4,5% su base nazionale per dimensioni, per finanziamenti, e 8 su 150 evidentemente è un numero che va intorno al 6%, quindi diciamo siamo stati al di sopra di quella che poteva essere una media random. Segnalo, perché è importante farlo, che ben 4 altri dipartimenti erano prima esclusi nella graduatoria, quindi siamo stati a un pelo da poter raggiungere il risultato di 12 dipartimenti su 15, perché 4 sono rimasti i primi esclusi, e come sanno soprattutto coloro che vivono l'attività del Senato, degli organi, ci saranno comunque anche iniziative per finanziare, ancorché con misure minori, anche i dipartimenti che hanno comunque contribuito con loro partecipazione, ancorché non vincente, a questo risultato. Concludo questa parte di congratulazioni sottolineando che il secondo giro di dipartimenti d'eccellenza, ecco, da un'analisi dei dati è evidente a tutti che questo secondo giro, come era normale che fosse, la competizione è stata ancora più dura, non per i numeri ma
per il fatto che molti atenei che al primo giro, mi riferisco a atenei più piccoli, con diciamo minori forze dal punto di vista anche proprio della macchina amministrativa che deve supportare queste presentazioni, che al primo giro erano rimasti praticamente esclusi, ma perché avevano o non avevano potuto concorrere o avevano presentato domande chiaramente insufficienti, nell'arco di questi 5 anni tutti gli atenei, anche i più piccoli, si sono attrezzati e quindi i 150 dipartimenti che hanno fatto, insomma, il pool di dipartimenti che hanno partecipato al concorso erano tutti molto attrezzati, tra i migliori d'Italia e tutti anche sostenuti dagli atenei nel modo ottimale, quindi riuscire ad avere il risultato è stato sicuramente un successo ancora maggiore proprio per questa caratteristica. Non mi dilungo oltre, quindi ci tenevo però a fare questa precisazione che probabilmente la direttrice non avrebbe fatto per modestia, ma è veramente un grandissimo risultato per un dipartimento che tra l'altro eccelle all'interno dell'ateneo, in particolare su tante diverse linee di finanziamenti cosiddetti competitivi, e questo sicuramente era uno di questo tipo, e quindi nel congratularmi e augurarvi buon lavoro ridò di nuovo la parola a Lilli. Grazie. Grazie, grazie mille Stefano, e in effetti i competitor, i dipartimenti chimici competitor sono tanti, sono noti, infatti anche quelli che poi vi farò vedere sono davanti a noi, potevamo scriverli anche prima di fare la competizione, ma insomma questa volta siamo molto contenti di essere riusciti a avere questo premio. Grazie Andrea per il tuo saluto. Grazie Lilli, buonasera a tutte e tutti, mi fa molto piacere essere qua a portarvi un mio saluto, saluto le docenti, le ricercatrici, i ricercatori, le studentesse e gli studenti, saluto anche quei due studenti atleti che sono seduti lì in mezzo, ridacchiano, perché con loro ho fatto la corsa Just the Woman I Am. In realtà ho fatto i primi 100 metri, perché poi loro hanno proseguito a 4 minuti a chilometro e io non li ho più visti, vabbè, non sono stati cortesi ad aspettarmi. Comunque mi fa piacere rivedervi. Allora, anch'io mi voglio complimentare con il Dipartimento di Chimica per questo risultato eccellente. L'eccellenza del vostro Dipartimento emerge da tanti elementi in Ateneo, li ha citati già il Rettore poco fa. Io vorrei citarne altri due. Il Dipartimento di Chimica è tra i protagonisti delle ricerche più avanzate in questo momento, in particolare su temi che sono molto di attualità come la transizione green e la sostenibilità. Il Dipartimento è protagonista della futura Città delle Scienze dell'Ambiente di Grugliasco, ma è anche un Dipartimento che proprio in virtù dei temi di ricerca e della qualità con cui questi vengono portati avanti sta dimostrando un'attrattività notevole verso gli studenti. Abbiamo registrato quest'anno un incremento di immatricolati al primo anno nei corsi di laurea afferenti a chimica di oltre il 13% rispetto allo scorso anno, quindi è un dato veramente importante considerando che anche a livello nazionale invece il calo è stato di circa il 3% medio su tutti gli atenei, quindi stiamo parlando di un forte interesse che viene suscitato da questi temi, da questi percorsi di studio verso i giovani. Io ho così l'auspicio che queste ottime performance, oltre ad essere dovute al valore dell'attività di ricerca e didattica di terza missione che viene svolta, sia anche frutto di un'ottima collaborazione tra il personale docente e il personale tecnico della ricerca e tecnico amministrativo che opera sul polo Scienze della Natura. È arrivata adesso Antonella e c'è anche presente Giorgio Longo al suo fianco, c'è la dirigente Elisa Rosso della Innovazione e Internazionalizzazione. Ecco, io dal mio osservatorio vedo un polo dove questa collaborazione è stretta e dà evidentemente i suoi risultati. Anche nello stesso progetto di Dipartimenti di Eccellenza c'è stata una
lungimiranza, devo dire, da parte del Dipartimento nell'investire un pezzo significativo delle risorse economiche allocate proprio sul rafforzamento della squadra anche tecnica. Quindi con i fondi del Dipartimento di Eccellenza, forse lo direte voi dopo, non lo so, saranno reclutati 2 tecnici della ricerca e 2 persone tecnico-amministrative che opereranno nel polo, ma in particolare focalizzate sui bisogni del Dipartimento e di questo progetto. Quindi credo che questo sia un esempio che noi dobbiamo mutuare, provare a sviluppare in tutti i poli, perché la collaborazione credo che sia fruttuosa e necessaria a tutti i livelli, soprattutto nei prossimi anni. Quindi grazie e buon lavoro a tutti e ancora complimenti. Grazie, grazie. Grazie a te anche Andrea, e adesso cominceremo insieme a Laura e Claudia, la professoressa Laura Anfossi, vice direttrice per la didattica, e la professoressa Claudia Barolo, vice direttrice per la ricerca, a una breve presentazione di cos'è stato il Dipartimento d'Eccellenza. Non entreremo molto nei dettagli del progetto perché sarebbe molto lungo e oggi non ci sembra neanche il caso, però un pochino la storia di come siamo arrivati al progetto e di quali sono le realtà che ci aspettiamo. Cambio solo le slide. Adesso vedo. Allora, abbiamo pensato come introduzione di fare anche una piccola storia di come è nato il progetto, di come sono nati i contenuti e di come abbiamo operato all'interno del Dipartimento. L'inizio è un decreto ministeriale di quasi un anno fa, del 13 maggio del 2022, che, come già ha raccontato il Rettore, dava l'elenco dei 350 dipartimenti delle università italiane che potevano accedere al progetto del Dipartimento d'Eccellenza. Quindi si arriva al bando e alla domanda per il Dipartimento d'Eccellenza già preselezionati. Non è di tutti i dipartimenti, ma solo alcuni possono accedere a questa possibilità. La procedura informatizzata si sarebbe aperta il 18 maggio e la chiusura prevista era il 16 settembre. Cos'è un progetto d'eccellenza? Cos'è il piano di sviluppo di un dipartimento d'eccellenza? Non è un progetto di ricerca di quelli a cui siamo solitamente abituati, ma è qualcosa di molto più ampio. Interpretare questo qualcosa di molto più ampio non è stato obiettivamente così semplice, abituati come siamo a focalizzarci molto di più su quelli di ricerca. E quindi deve essere un piano di sviluppo del Dipartimento, e cito esattamente dal decreto, che delinei un tracciato per migliorare significativamente la qualità della ricerca e delle attività ad esso collegate strumentali, dove per attività ad esso collegate abbiamo la formazione, quindi la didattica, e anche l'impatto, e quindi la terza missione declinata sia come trasferimento tecnologico che come public engagement, e con obiettivi che si ispirino alle migliori pratiche internazionali. Quindi su queste indicazioni abbiamo cominciato a lavorare. Vi cito qui, perché è stata una cosina non da poco, il 28 luglio è uscita un'altra nota MUR che ha cambiato un pochino le regole del gioco. Quindi vedrete dopo, ho delineato proprio tutto il nostro percorso, ma nel nostro percorso eravamo già a buon punto, il 28 luglio c'è stato questo decreto che ha cambiato le percentuali di risorse che potevamo spendere, che potevamo allocare sulle diverse voci. In particolare le risorse per il personale docente che nella
nel decreto iniziale erano al 50%, sono state portate al 65% come valore minimo e fino all'80% come massimo, il che ci dice che la parte restante, che era solo più dal 20 al 35%, era per infrastrutture, premialità e attività didattiche. In un dipartimento di tipo scientifico sperimentale come il nostro, avere una diminuzione dei fondi allocati per la strumentazione e per le infrastrutture è stato un problema non da poco e quindi ha dovuto richiedere una revisione del progetto nel suo insieme. Quali sono queste risorse? Intanto il Dipartimento di Chimica è arrivato al finanziamento perché ha questo ISPD, che non vi voglio raccontare che cos'è, ma sappiate che un indice di valutazione della ricerca che viene utilizzato nel Ministero proprio per mettere in un ordine di qualità i dipartimenti delle università italiane, noi avevamo 100 su 100, quindi eravamo comunque al massimo. Anche per questo l'Università di Torino ci ha selezionati fra i 15 dipartimenti che, come diceva prima il Rettore, possono fare domanda per il progetto d'eccellenza. Non è automatico perché eravamo 18, mi sembra, e quindi comunque 3 che erano in quell'elenco sono stati esclusi. Quali erano i fondi cui potevamo accedere? Perché anche questo è già deciso dal decreto. Non siamo noi che facciamo una proposta, ma la cifra che viene allocata è già contenuta nel decreto. C'è un pezzo di finanziamento che dipende dalle dimensioni del dipartimento. Noi siamo un dipartimento grande, quindi abbiamo il massimo e quindi questo pezzo è di 8 milioni e 100 mila euro. Abbiamo anche il vantaggio di essere in un'area CUN di tipo scientifico, delle cosiddette STEM, e quindi c'è un finanziamento aggiuntivo di 1.250.000 euro dedicato alle infrastrutture. Noi spenderemo molto più di quello per le infrastrutture, ma questo comunque deve essere utilizzato in questo modo. E poi un po' il Dipartimento e molto anche l'Ateneo attraverso punti organico o altre tipologie di finanziamento, abbiamo aggiunto altri quasi 6 milioni di euro a questo, a cofinanziamento, per una cifra totale che pesa, che vale il nostro progetto, di più di 15 milioni di euro. C'è stato poi un piccolo taglio, ma diciamo più di 15 milioni di euro rimane come cifra finale. La referente scientifica di tutto il progetto è la professoressa Barolo, abbiamo dovuto indicarla e sarà lei in qualche modo a condurre tutto, la responsabile, e quindi faremo pesare su di lei. No, non è così. Comunque, diciamo, è lei la nostra referente. E come abbiamo costruito il progetto? Allora, questa slide in pratica vede il progetto come una piantina che cresce, quindi cominciamo dal seme fino ad arrivare al frutto maturo, che è il progetto definitivo. Questa invece l'ha preparata Laura, questa slide, per cui è molto carina e ci tengo a dire che l'ha fatta lei. Quindi a giugno abbiamo avuto una prima riunione di tutto il Dipartimento, una riunione aperta di brainstorming, diciamo, in cui ognuno dei componenti del Dipartimento portava una sua idea di qualcosa che poteva migliorare, far crescere il nostro Dipartimento. In particolare anche ci siamo focalizzati su possibili strumentazioni, infrastrutture che potessero farci fare quel salto di qualità richiesto dal progetto. Dopodiché un gruppo di docenti, i cosiddetti progettisti, ha selezionato, lavorato su queste proposte, ne ha selezionate alcune e su quelle ci siamo focalizzati. Il nostro sole, che ha fatto maturare il semino, è stato il supporto Dipartimento di Eccellenza, che è della direzione ricerche di cui prima ha parlato anche il Rettore. E ho voluto citare in modo specifico le persone che ci hanno aiutato, che ci hanno guidato, che ci hanno seguito, che ci hanno fornito il materiale, quindi i nomi sono qui riportati: Giorgio Longo, Riccardo Magnati, Patrizia Parisi e Silvia Saviozzi, in particolare Giorgio Longo, che oggi è anche qui presente. E poi
dopo aver deciso il progetto bisognava scriverlo e non era cosa da poco. Non so se qualcuno di voi ha mai visto il modello del progetto d'eccellenza, non è proprio una cosa amichevole di quelle che uno si mette lì e scrive. Ci sono dei quadri, già solo per capire cosa scrivere nei quadri bisogna pensarci. E quindi ci sono stati alcuni scrittori dei nostri colleghi che hanno scritto il progetto. E questo è successo a luglio del 22 e poi agosto invece abbiamo avuto un gruppo di revisori o di ex colleghi in pensione o comunque di persone ben informate. Capite adesso, vedendo che gli scrittori hanno finito praticamente a luglio 2022, come quel DM del 28 luglio ci abbia un pochino sbilanciati e disorientati, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Dopo la revisione il progetto è tornato appunto ai progettisti, abbiamo avuto un mese piuttosto pesante di riletture, riscrittura, spostamento e così via, fino al 28 settembre, si vede? No, c'è questa linea sotto, vabbè, fino al 28 settembre quando abbiamo portato le linee di principio del progetto e lo schema in dipartimento per l'approvazione. Mi fa piacere elencare qui le persone, non dirò i nomi di tutti, molti sono qui oggi presenti, li potete vedere, quindi qui abbiamo i progettisti e quindi oltre a noi tre abbiamo alcuni colleghi come Uliengo Zanetti, qualcuno invece del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento oppure del Polo. Gli scrittori avevano un target, erano giovani professori associati dei diversi settori di dipartimento per portare i contributi un po' di tutti e quindi questi sono le persone che hanno faticosamente scritto il progetto. E poi abbiamo Giuliana Magnacca che sta facendo segno di no, che lei non è una giovane associata, che invece è la responsabile del public engagement e quindi come tale era importante che anche lei ci fosse. E qui ci sono i nostri revisori, abbiamo Livio Battezzati, Giamello, Venturello e Zecchina che sono dei nostri ex docenti recentemente andati in pensione, quindi ancora molto al corrente di quello che sta succedendo in Dipartimento, ma in grado di darci un buon contributo. Cristina Prandi, che non ha potuto intervenire in altri momenti anche per il suo ruolo, ma come revisore comunque ci ha dato un aiuto. Emilia Sannino, che fino a poco prima faceva parte del polo dell'area della ricerca del nostro polo ed è esperta di progetti per cui è stata coinvolta. E naturalmente Giorgio Longo, che è quello che l'ha letto più volte, in realtà non solo una, del progetto. E finalmente il 28 dicembre 2022 sono usciti i risultati, non so se riuscite a vederlo, forse sì, ho messo la riga rossa e vedete Torino Chimica ha avuto 97 punti e si è classificata sesta su 11. Fra l'altro il numero di dipartimenti di chimica finanziabili a livello nazionale era solo 11 e noi ci siamo situati esattamente nel mezzo. I giudizi, diciamo, i criteri di giudizi sono quelli riportati qui, quindi coerenza interna del progetto, coerenza del progetto col panorama di riferimento, esplicitazione della fattibilità, contributo del progetto alla conoscenza, impatto atteso. Il voto massimo in ognuna di queste voci era 6 e quindi per chi andava benissimo il massimo sarebbe stato 30, noi abbiamo avuto 27, quindi comunque con 2 6 e 3 5 e siamo quindi riusciti ad avere il finanziamento. E allora adesso vediamo in linea di massima in cosa consiste il nostro progetto, qual è stata poi l'idea che abbiamo, che i progettisti hanno scelto e su cui ci siamo focalizzati. Cos'è che può far fare un salto di qualità, migliorare un dipartimento che comunque è già eccellente, avendo avuto 100 all'ISPD voleva dire che eravamo già un dipartimento che andava bene. E quindi ci voleva un cambio di passo e questo cambio di passo è quello che abbiamo pensato potesse essere una digitalizzazione, un data science applicato alle scienze chimiche, quindi una diversa modalità di lavorare, una diversa modalità di trattare i dati, una diversa modalità di prevedere gli esperimenti e i risultati. E quindi il titolo
chimica 4.0 si riferisce proprio all'introduzione del digitale nel Dipartimento di Chimica. Ci è piaciuto anche usare un acronimo che richiamasse la chimica, e quindi CH4, che come tutti i chimici, ma forse anche gli altri sanno, è la formula del metano, punto zero, per dargli questo tocco in più. E quindi il nostro progetto praticamente è riassunto in questa figura, in cui abbiamo quattro ambiti scientifici, che sono quelli riportati qui in basso, di cui uno, che sarà il work package, ma non ha importanza questo, uno che è comune a tutti e da cui tutti partono, che è il data science. E su questi si innestano invece degli ambiti più scientifici, più vicini a noi chimici, importanti e su cui abbiamo già competenze molto avanzate, che sono ambiente, energia e salute, che sono i temi fondamentali della società di domani, secondo il nostro modo di vedere. Su questi temi scientifici e di ricerca si innesta un rinnovamento della didattica, ancora anche un impatto, quindi un contatto col mondo industriale, col mondo di lavoro, ma anche col pubblico rispetto ai temi trattati, e poi vabbè, il governo del progetto, che vedremo dopo. E quindi quali sono gli obiettivi? Introdurre innanzitutto degli strumenti del data science funzionale allo sviluppo della ricerca per le applicazioni in sistemi chimici di elevata complessità. Rafforzare e potenziare ambiti di ricerca in cui, come vi dicevo, abbiamo già elevata competenza, quelli che sono ambiente, energia e salute. Ampliare l'offerta formativa, implementare politiche attente ai processi di divulgazione e allo sfruttamento e trasferimento dei risultati conseguiti. E quindi questi sono i nostri obiettivi principali. Quali sono gli obiettivi di impatto? Eccellenza nella ricerca, eccellenza nella proposta didattica, eccellenza nel reclutamento, c'è una parte importante di progetto, come vi ho già detto, sul reclutamento del personale docente, sostenibilità e consolidamento dei risultati raggiunti. Ognuno di questi ha una serie di sotto obiettivi, ho qui citato solo i principali, quindi sviluppo in ambiti intersettoriali, integrazione col data science, introduzione di competenze per l'uso di strumenti data science nella nostra didattica, miglioramento del posizionamento nei bandi competitivi attraverso anche il reclutamento di personale altamente qualificato e potenziamento dei rapporti con l'industria e i centri di ricerca attraverso l'apertura di un Open Access Lab in cui entreranno tutti gli strumenti che verranno acquisiti con questo progetto. Attraverso cosa si attua il progetto? Quali sono le spese che noi possiamo fare con i fondi del progetto? Innanzitutto il reclutamento di personale, vedete qui a lato la cifra che totalmente viene allocata su questa voce, che vedete quella più rilevante, il famoso 65%. L'acquisto di infrastrutture, che per noi è fondamentale, e quindi comunque 4.400.000 dei 15 che dicevamo sono sulle infrastrutture, premialità di personale anche per rafforzare e valorizzare l'attività dei nostri colleghi, sia giovani ricercatori che personale tecnico-amministrativo, e poi le attività didattiche di alta qualificazione. Per entrare più nel dettaglio, accendi quello là. Sì. Allora. Allora, in realtà la direttrice riprenderà la parola fra poco. Mi spiace. Io racconto solo molto brevemente qualcosa su quelli che sono gli obiettivi scientifici del progetto, ma non vi preoccupate, non parlo di scienza. Di scienza parleranno dopo i nostri due colleghi, ma di nuovo punto l'attenzione su quello che
è l'obiettivo del progetto e quindi dove ci vogliamo posizionare dal punto di vista scientifico al termine del progetto. Abbiamo già detto che il Dipartimento eccelle. Era meglio? Abbiamo già detto che il Dipartimento eccelle in diversi ambiti di ricerca e che l'idea è quella di diventare più eccellenti grazie all'implementazione della transizione digitale. Allora il senso è di avere un posizionamento di riferimento per il nostro Dipartimento a livello ovviamente locale ma nazionale e diventare anche emergenti da questo punto di vista a livello europeo. E l'idea è di farlo attraverso i tre ambiti che abbiamo scelto perché si riferiscono anche ai Sustainable Development Goal, quindi l'ambiente, l'energia e la salute, che sono da sempre le nostre traiettorie più importanti. Ma un progetto è un percorso, un cammino, quindi noi oggi iniziamo a fare questo percorso avendo delle solide basi sicuramente, ma avendo molta strada davanti, e questa strada è costellata di cose da fare e costruire insieme. E che cosa ci serve per eccellere? Per esempio delle strumentazioni che siano all'avanguardia, quindi qualcosa di nuovo, ma che sia sinergico con quello che c'è già all'avanguardia all'interno del Dipartimento e che stiamo contemporaneamente utilizzando ma anche acquistando sulle altre traiettorie, sugli altri progetti che in questo momento ci sono all'interno del Dipartimento. E vedete qui un elenco di strumentazione che parte ovviamente dai sistemi hardware che ci serviranno per fare questa transizione, ma anche il potenziamento di due grosse parti dei nostri laboratori che abbiamo in maniera forse un pochino riduttiva chiamato potenziamento della parte delle spettroscopie, del potenziamento della spettrometria di massa, giusto per dare un'idea generale di quello che stiamo facendo. E poi vedremo successivamente quali sono le idee di strumenti che verremo ad acquisire nei prossimi anni. Ma abbiamo detto, non possiamo acquisire una strumentazione che ci proietti nel futuro senza avere le competenze per utilizzare questa strumentazione, per cui i tecnici legati a questi strumenti e quindi l'introduzione di nuove competenze, ma quindi anche di nuovi docenti con queste competenze che ci affianchino, e però potenziare contemporaneamente le linee di ricerca che sono già di ottimo livello. E infine un buon progetto è quello che è anche in grado di premiare chi nel progetto lavora e lo porta avanti, e quindi anche il potenziamento di tutto della parte di reclutamento attraverso la premialità sia a livello dei tecnici della ricerca e amministrativi e sia a livello delle nuove leve, e quindi gli RTDA e gli RTDB che sono all'interno, che entreranno all'interno del Dipartimento. E infine questa grande strumentazione insieme a quella che già è di eccellenza all'interno del Dipartimento costituirà quello che sarà il nuovo Open Lab CH4.0, ovvero un laboratorio open access in università e fuori, e per chi arriva da fuori dell'università. Quindi un open access finalmente in cui tutto il Dipartimento può partecipare, chi è fuori dal Dipartimento può chiedere di partecipare con delle regole precise, e le aziende possono partecipare con noi ad utilizzare gli strumenti e a farli diventare man mano ancora più importanti. Questo va fatto ovviamente con regole precise,
ma è il nostro sogno, vedete che è verso la fine, no, del progetto, perché ci vorrà il tempo di acquisire gli strumenti, di imparare ad utilizzarli, di metterli a disposizione del dipartimento, degli altri dipartimenti e dei colleghi all'esterno dell'università, che possono essere, dicevamo, aziende, ma anche altri centri di ricerca. E quindi questa è una slide che poi rivedrete un pochino modificata in una presentazione successiva. Peccato che sia. Vabbè. Allora, in cui il potenziamento degli strumenti è funzionale sicuramente alle tre linee di ricerca, ambiente, energia e salute, e contemporaneamente è collegato con il sistema di hardware che potenzierà, quindi io non entro nella parte scientifica perché lo faranno dopo i professori Civalleri e Vincenti, ma sarà il centro, la novità del nostro sistema. E con questo lascio l'ultimo, sì, lascio la parola a quello che vogliamo fare nel panorama internazionale, muovendoci a partire dal panorama nazionale, con l'idea che non si può essere eccellenti da soli, ma bisogna essere in grado di fare sistema con quello che c'è intorno a noi e anche un pochino più lontano da noi. E quindi abbiamo iniziato a lavorare fin da quando stavamo scrivendo il progetto, insieme ai colleghi del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR, in modo tale da pensare all'interno del Dipartimento di questo progetto, e non solo, per seminare per il futuro, per quello che sarà anche dopo, di aprire, di incominciare a ragionare su una unità di ricerca presso terzi del Dipartimento del CNR qui a Chimica in Piemonte. E da dire che il CNR nella sua parte di chimica in Piemonte non ha più alcuna sede, e che quindi insomma ricostituiamo questa tradizione importantissima che è base di che è alla base di numerosissime collaborazioni che noi abbiamo con il CNR in tutta Italia. E allora insieme questo progetto ci porterà sicuramente all'attrazione, vogliamo che ci porti all'attrazione di giovani ricercatori eccellenti e di conseguenza di altri progetti, no? Che sia un catalizzatore, diremmo noi come chimici, che questo come sistema ci porti quindi al trasferimento tecnologico tramite il nostro Open Lab, e il tutto insieme alla crescita della produzione scientifica, ma anche alla nostra capacità di comunicare la scienza a quelli che ci stanno intorno a tutti i livelli. Bene, a me tocca raccontarvi molto brevemente che cosa abbiamo immaginato per gli obiettivi che riguardano la didattica di alta qualificazione in questo progetto. E un po' l'idea è data da quella freccia verde che vedete rappresentata e che simbolicamente vuole unire il sapere chimico con le competenze, le conoscenze di altre figure professionali che oggi si presentano sul mondo del lavoro con qualificazioni emergenti interessanti legate appunto al mondo della gestione
visualizzazione dei dati. Un po' l'idea che abbiamo avuto è stata quella di dire: non vogliamo produrre una nuova, diciamo, classe di laureati con una specializzazione nel data science, ma vogliamo che tutti i nostri laureati magistrali nelle diverse diciamo linee che il nostro dipartimento propone come offerta formativa abbiano le conoscenze e gli strumenti concettuali per dialogare con queste altre figure professionali. E quindi abbiamo scelto di, come strumenti, come azioni, di modificare tutte le nostre lauree magistrali introducendo degli insegnamenti obbligatori di data science applicata ai problemi chimici. E poi invece abbiamo scelto di introdurre un nuovo curriculum dedicato a questi argomenti nel nostro corso di dottorato in scienze chimiche dei materiali, questa volta sì per dare una connotazione di alta qualificazione agli studenti di dottorato che sceglieranno questa strada. Abbiamo poi previsto di organizzare delle summer schools per mettere in qualche modo in evidenza, in modo subito, immediato, diretto, la connessione che vogliamo creare tra questi strumenti potenti di interpretazione della realtà e dei sistemi complessi e di progettazione di esperimenti con gli ambiti in cui ci riteniamo già forti, quindi i tre ambiti già citati di ambiente, energia e salute. E facendo una breve ricerca a livello nazionale, non esistono lauree magistrali in scienze chimiche che presentano queste competenze al momento attuale, quindi saremo un unicum a livello nazionale. E quindi immaginiamo che queste nostre azioni potranno avere delle ricadute positive, innanzitutto per i nostri laureati, i nostri dottori di ricerca, rendendoli particolarmente competitivi poi nel mondo del lavoro. Sicuramente immaginiamo che questo possa essere un ulteriore elemento di attrazione per studenti eccellenti che sceglieranno i nostri corsi di studio, il nostro corso di dottorato, e quindi anche il nostro dipartimento ne avrà sicuramente un vantaggio. Immaginiamo anche che queste azioni potranno avere una ricaduta anche sul territorio e diciamo nell'ambito produttivo della nostra regione, della nostra città metropolitana, proprio perché queste competenze non sono oggi ancora presenti. E con questo è tutto. Ripasso la parola alla nostra direttrice. Come detto, tornavo e infatti eccomi di nuovo qua. Due parole solo su come immaginiamo di gestire tutto questo, perché avete visto persone, fondi, attività, ma ci vuole chiaramente una regia che possa tenere sotto controllo tutti questi diversi interventi che dovremo fare. E quindi quello che ci sarà, e poi ve lo faccio vedere, è uno steering committee che raccoglie un po' tutte le competenze in dipartimento, sia negli ambiti scientifici che verranno toccati dal Dipartimento d'eccellenza, sia per le tipologie di contatti e quindi il public engagement, il trasferimento tecnologico, oltre che naturalmente a didattica e ricerca. Dobbiamo anche abbiamo voluto anche avere un organismo di controllo, qualcosa che verificasse che effettivamente il Dipartimento di Chimica stesse procedendo nel modo corretto e come ci si aspettava verso i propri obiettivi. E quindi abbiamo istituito un advisory board che vedremo subito dopo come agisce e come è composto, che ogni anno praticamente preparerà una relazione per dire se stiamo facendo le cose corrette.
A livello di Dipartimento avremo anche una commissione di autovalutazione che agirà in questo senso, ma questa è una valutazione interna che ha meno valore. In realtà la valutazione deve essere fatta dall'esterno per poter essere più consona alle richieste. E quindi vi presento l'Advisory Board, anche perché è composto da persone, molte sono qui presente, probabilmente una è collegata a distanza, perché ognuno di loro sa di far parte dell'Advisory Board, probabilmente non ha avuto ancora la visione completa di com'era la composizione, e quindi cominciano a guardarsi intorno per trovare i compagni, diciamo, di lavoro. E quindi la composizione prevede da 5 a 7 persone, attualmente composta da 5 persone. Abbiamo voluto privilegiare il territorio più che l'ambito scientifico, e quindi di queste 5 almeno 4 sono stakeholder del Dipartimento, istituzioni locali, mondo delle imprese, esperti di valutazione, rappresentanti di enti e fondazioni locali, e uno scienziato, almeno uno scienziato di cara fama. In questo momento siamo nella composizione minima, quindi 4 stakeholder, uno scienziato di chiara fama. I nostri componenti quindi sono il dottor Giovanni Amateis della Regione Piemonte, il dottor Alberto Anfossi della Fondazione Compagnia San Paolo, segretario generale della Fondazione, la professoressa Lidia Armelao, che non so se è già collegata ma dovrebbe collegarsi, che è la direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali del CNR, di cui abbiamo detto prima, il dottor Giorgio Bertolini del Diolon SPA, che anche lui in sale in questo momento, la dottoressa Laura Celeghin, che non ho visto arrivare, e che è la direttrice dell'Associazione 103 Scienze, e quindi ha un contributo anche sulla parte del public engagement. Questo Advisory Board, in modo indipendente e autonomo, dovrà valutare ogni anno lo stato di avanzamento del progetto attraverso una relazione. La relazione, ve lo dico subito, la prima relazione aspettata nel 2024, quindi nel 2023 ci presenteremo, potrete insomma imparare a conoscerci, ma la prima vera relazione nel 2024. Poi ce ne sarà un'altra nel 25, un'altra nel 26, e poi interverrà direttamente il Ministero a quel punto, e quindi con quello avrete terminato il vostro compito. Volevo solo, nello steering committee, che per gran parte è composto da persone che avete già visto nei progetti precedenti e quindi come progettisti o come scrittori o così via, citare i 4 colleghi che sono invece referenti dei 4 ambiti scientifici, e quindi, ripeto, data science, ambiente, energia e salute, che sono i colleghi Blangetti, Erba, Minella e Naldoni, in ordine strettamente alfabetico. E quindi con questo siamo pronti a partire, e stavolta vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo terminato questa breve presentazione. E grazie. Non funziona l'audio? Allora, mentre sistemano l'audio e le slide, vi presento la prima relazione più scientifica. Noi, come avete visto, abbiamo solo spiegato un po' cos'è il progetto. E il collega, mi metto un po' più là. Il collega Bartolomeo Civalleri, che ci parlerà della transizione digitale del Dipartimento di Chimica. Quindi cosa vuol dire questa transizione di tipo digitale per un dipartimento come il nostro. Intanto cercano di sistemare l'audio, perché mi dicono che non funziona qui o non funziona per chi è collegato. Ah, ok. Va bene. Io intanto provo. Ok, si sente. Io spengo questo.
Okay. Crea un po' di spazio. Ok, grazie, saluto, ringrazio la direzione per questo invito a farvi questa presentazione. Mi è stato chiesto di mantenere un livello divulgativo, quindi spero di riuscire a farvi capire cosa significa per noi questa transizione digitale. Un anno fa tentavamo questo esperimento che ci ha portato dei frutti come il Dipartimento Eccellenza, e quindi sono contento di essere qui di nuovo a presentare e a questo tipo di proposta. Che cos'è la transizione digitale? Beh, la transizione digitale parte da quello che siamo noi adesso, no? Come chimici, quindi concedetemi un lusso che non mi concedo da tantissimo tempo, che è quello di mettermi un camice e di parlarvi della transizione digitale. Allora, la transizione digitale in realtà si basa... Grazie. Parte da una visione che è la visione tradizionale che noi abbiamo della chimica, a cui siamo molto affezionati, che è la visione che c'è molto cara di quella che è l'attività sperimentale in laboratorio, quindi da questo il camice. E in realtà noi chimici appunto siamo degli esploratori. Primo Levi usa addirittura l'espressione cacciatori perché abbiamo cominciato a indagare la natura e ne abbiamo in qualche modo conquistato, abbiamo capito come funziona e siamo stati in grado di creare nuove molecole, nuovi materiali, e in qualche modo siamo andati nella direzione che aveva prefigurato Leonardo quando diceva: là dove la natura finisce di produrre le sue specie, l'uomo comincia a creare un'infinità di specie. Okay? Allora la sfida di oggi è andare verso una transizione. Allora noi chimici, di nuovo, io quando ho detto parlo della transizione digitale, ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente è i cambiamenti di fase. Allora noi stiamo vivendo un cambiamento di fase, o possiamo dire una fase di cambiamento per il Dipartimento, che ci porta a affrontare problemi complessi, come è stato detto, attraverso un approccio di digitalizzazione e di automazione. Allora, questo non ci deve spaventare, e prendo appunto in prestito le parole di nuovo di Primo Levi, in cui dice che la natura è immensa e complessa, ma non è impermeabile all'intelligenza, e in questo caso aggiungo all'intelligenza artificiale che stiamo cominciando ad utilizzare. E l'altro aspetto che poco dopo cita sempre Primo Levi quando scrive, questo è tratto dal racconto Nickel del sistema periodico, dice: un chimico non pensa, anzi non vive senza modelli. Allora io sono un chimico computazionale, un chimico teorico, e quindi è chiaro che i panni del laboratorio non li indosso più da tanto tempo, ma rimango dentro un chimico e io penso soprattutto per modelli. Allora, perché siamo qui oggi e in che modo vogliamo attivare questa transizione? Ovviamente non deve farci paura, dobbiamo capire che cosa sta succedendo e come vogliamo integrare questi due aspetti. Per fare questo facciamo un passo indietro su che cos'è la scienza e come è evoluta nel tempo. Allora, l'uomo ovviamente è sempre stato curioso di quello che lo circonda, e ovviamente i primi tentativi scientifici sono dei tentativi sperimentali. Quindi il primo passo nell'evoluzione scientifica che ha vissuto l'uomo è una scienza di tipo empirico. Questa scienza di tipo empirico ha portato a cominciare ad accumulare conoscenza che, attraverso l'ingegno di moltissimi scienziati, e io ne ho nominati solo alcuni, ha portato a una formalizzazione della conoscenza attraverso l'introduzione di modelli teorici. Quindi il secondo passo, il secondo paradigma che ha guidato l'evoluzione della scienza è stato una scienza teorica. Attraverso questa scienza teorica abbiamo sviluppato appunto e formalizzato attraverso delle equazioni matematiche l'interpretazione che possiamo dare del mondo. E quindi abbiamo due esempi, potremmo citare la termodinamica, che è relativa ad esempio ai cambiamenti di fase, ma passando dal macroscopico al microscopico abbiamo queste equazioni, l'equazione di Newton, l'equazione di Schrödinger, che ci hanno
introdotto la meccanica classica e la meccanica quantistica, quindi abbiamo la capacità adesso di interpretare il mondo dal macroscopico all'infinitamente piccolo. Allora, come andiamo avanti? Prima di arrivare al terzo passo è importante fare un'ulteriore premessa, quindi scusate un attimo, dismetto un attimo i panni da chimico e vi racconto un altro pezzo di storia. Cosa succede adesso? In realtà qui vi sto presentando un quadro puramente scientifico, non abbiamo affrontato ancora il quadro invece dello sviluppo tecnologico. Allora, in realtà ovviamente le due cose vanno insieme, ma a un certo punto quello che è successo è stato che è iniziata una rivoluzione digitale. E la rivoluzione digitale non è cominciata tanto dopo l'equazione di Schrödinger e la meccanica quantistica, perché a un certo punto un signore che si chiamava Alan Turing ha cominciato a pensare e introdurre quelli che sono i fondamenti della scienza dell'informazione e dell'informatica. Questo congiunto con lo sviluppo dell'elettronica, che ovviamente si basa ampiamente sulla meccanica quantistica, ha portato allo sviluppo dei calcolatori elettronici, come il primo calcolatore ENIAC subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ai computer che adesso utilizziamo e ai supercalcolatori. Adesso cito Leonardo, che fa parte del PNRR, uno dei sviluppi del Centro Nazionale sul calcolo di alte prestazioni. Ma quello che vorrei sottolineare è il fatto che tutto questo ha portato a un aumento impressionante della potenza di calcolo. Siamo passati da migliaia di dati elaborati in un secondo, flop che vedete, intravedete qui, riguarda il numero di operazioni che possiamo compiere al secondo, all'attuale 10 alla 18, cioè la scala quella che si chiama l'esascala. Okay? Capite quindi che abbiamo aumentato dal punto di vista tecnologico enormemente la capacità di produrre e gestire, elaborare dati. Nello stesso tempo abbiamo anche imparato, e i chimici qui contribuiscono anche, a immagazzinare questi dati con nuovi materiali e materiali sempre più efficienti, e quindi abbiamo aumentato anche la capacità di immagazzinare questi dati a livello anche qui dell'esascala. Allora, se combiniamo questo con quello che abbiamo visto prima, adesso capiamo come possiamo arrivare al terzo passo nell'evoluzione della scienza che vi dicevo prima, perché l'equazione di Schrödinger che vi ho citato precedentemente è il cuore di quello che è l'interpretazione di tutti i fenomeni chimico-fisici che interessano i chimici, ed è un'equazione complicata, tale per cui Dirac nel 1929 ammetteva che l'equazione di Schrödinger era la base della comprensione dei fenomeni chimici, ma è così complicata da non poter essere risolta. E questo effettivamente è così, ma può essere risolta se noi utilizziamo la rivoluzione digitale e utilizziamo i calcolatori. Questo quindi attraverso la creazione di programmi di calcolo e l'utilizzo di calcolatore, supercalcolatore, permette di arrivare all'applicazione di interesse chimico. E lasciatemi citare un fiore all'occhiello del nostro dipartimento che da 50 anni viene sviluppato in questo dal gruppo di chimica teorica, che è il programma CRISTAL, che è uno appunto che permette di compiere e realizzare questo ciclo. Ok, a questo punto possiamo tornare allo sviluppo della scienza, e quello che abbiamo visto adesso quindi è il terzo paradigma su cui ci stiamo sviluppando, e che è la scienza computazionale, cioè l'utilizzo di strumenti di calcolo e di calcolatori per fare delle simulazioni. Allora è chiaro che se adesso mettiamo insieme i pezzi, non è che la scienza empirica l'abbiamo lasciata da parte, anzi è fondamentale. Quindi noi abbiamo adesso apparecchiature straordinarie che permettono di ottenere dati molto velocemente. Abbiamo la possibilità di applicare la chimica computazionale per fare delle simulazioni che sono sempre più accurate. A questo punto cominciamo a accumulare una quantità di dati e informazioni, per cui arriviamo finalmente al quarto paradigma, il compimento di quella che può essere intravista come la transizione digitale, cioè la scienza che si basa e che viene guidata dai dati.
Okay? Questo non ci deve spaventare, ovviamente, perché abbiamo tecniche tipo machine learning, quindi apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale, che possono aiutarci a estrarre conoscenza scientifica da quelli che chiamiamo i big data. Okay? A questo punto entrano in gioco un altro ingrediente, che sono appunto questi big data. Okay? Ce l'abbiamo tutti i giorni a che fare con i big data. Che cosa sono questi big data? Se guardate, probabilmente in rete trovate una definizione di questo tipo, cioè sono dei volumi massivi di dati prodotti ed elaborati a velocità sempre maggiori, contenenti una grande varietà di informazioni. Queste sono quelle che vengono chiamate le 3V. Okay? È chiaro che se noi andiamo a vedere la scala su cui ci stiamo muovendo, passiamo da 10 alla meno 3, 10 alla meno 6, fino, possiamo andare su di tantissimi ordini di grandezza, fino ad arrivare a quelli che io non li conoscevo neanche, quelli che sono gli Z e gli Otta. Okay? Per cui se uno guarda questa scala può sentirsi anche un po' frastornato, e chi soffre di vertigini ovviamente può essere un po' sentirsi un po' in pericolo. Però in realtà, se ci pensate, noi chimici siamo abituati a questi numeri. Okay? Il nostro illustre collega Amedeo Avogadro ci ha insegnato che la mole, che è il fondamento del nostro, di quello che abbiamo in laboratorio e delle quantità che noi analizziamo, è 6 per 10 alla 23. Okay? Quindi già la mole è un grandissimo numero. Quindi non dobbiamo temere di affrontare big data in questa transizione digitale. E poi di mole noi ne abbiamo anche una sotto gli occhi tutti i giorni qui a Torino, e quindi diciamo la familiarità è comune. Allora, se torniamo ai big data, abbiamo già citato 3 punti, a questi possiamo aggiungere le altre 3 V che costituiscono le 6 V dei big data, che sono la veridicità, che è importante perché noi dobbiamo essere sicuri di avere dei dati affidabili, e il valore che hanno questi dati, che è l'informazione principale, e poi ovviamente se possiamo siamo in grado di visualizzarli. Allora, questo è il quadro in cui ci muoviamo, e ovviamente noi cerchiamo di valorizzare questi dati, e su questi ci tornerò. Però dove troviamo i big data in chimica? Beh, la chimica è dappertutto. Di molecole ne abbiamo, se pensate al nostro organismo, se pensate a quello che ci circonda, a ogni cosa, è chiaro che il numero di molecole è sterminato, e è stato stimato che il numero medio, appunto, di molecole medio-piccole ipotizzabili o sintetizzabili sia intorno a 10 alla 60 o 10 alla 180. Questi sono miliardi di miliardi. Okay? Quindi la chimica ha a disposizione una quantità enorme di informazioni. In più, in questi anni si è accumulata tantissima informazione attraverso la costruzione di database che sono citati qui, che contengono milioni di dati, di cristallografici, di proprietà, di strutture. Abbiamo la letteratura, tutti i database bibliografici, i brevetti, e in più possiamo aggiungere, appunto, come dicevo prima, quello che noi possiamo anche ottenere dalle predizioni teoriche, quelli che si chiamano gli high throughput screening, che riguardano lo studio di notevoli quantità di materiali, anche ipotetici, attraverso progetti come il Materials Genome, A-Flow, CoreMoth, eccetera. Quindi capite che la quantità di dati che noi abbiamo a disposizione è enorme. Cosa ce ne facciamo di questo? Beh, in realtà noi possiamo avere grandi dati, medi dati, piccoli dati, ma la capacità che ha avuto il nostro dipartimento in questi anni è legata di nuovo a un aspetto che è tipico dei chimici, okay? Che è la distillazione. La distillazione, come diceva sempre Primo Levi, è una metamorfosi, e questa metamorfosi noi siamo capaci di farla proprio bene, no? Il nostro dipartimento è arrivato anche a questo attraverso un'eccellenza che non utilizzava ancora il data science, ma era in grado attraverso la distillazione di creare smart data, cioè dati da un valore aggiunto molto significativo. Okay? Quindi le basi da cui partiamo oggi sono queste, e quindi il nostro dipartimento realizzerà un dipartimento di eccellenza attraverso la messa a punto di sperimentazione e di
di simulazioni che ci danno informazioni strutturali, proprietà, tutto quello che possiamo raccogliere in database all'interno del progetto. Attraverso un'analisi dei dati che dall'estrazione alla selezione all'elaborazione attraverso l'identificazione di relazioni struttura-proprietà di modelli ci porterà a una valorizzazione, a una comprensione maggiore e a un feedback, che è qualcosa che torna per migliorare ulteriormente il processo attraverso appunto i meccanismi e gli strumenti offerti dalla data science, dall'intelligenza artificiale, eccetera. E questo porterà a una maggiore conoscenza e alla capacità di diventare predittivi e di creare predizione attraverso questi dati. Detto in parole, la transizione digitale del nostro dipartimento è scritta qui, cioè una digitalizzazione, un'automatizzazione delle attività scientifiche attraverso la creazione di un'infrastruttura che rivedremo, attraverso che ci permetterà la gestione dei dati, la raccolta e l'elaborazione e l'analisi appunto di questi dati. Non solo, come è stato già detto, questo è un investimento anche sulla didattica, sul personale ed è un potenziamento in chiave anche PNRR, elaborando quelle che sono queste quattro parole chiave: cloud, big data, intelligenza artificiale e Internet of Things, importanti appunto per il PNRR. Ok, che cosa abbiamo quindi? Avremo un nuovo strumento che in qualche modo permetterà di collegare attraverso il cloud gli strumenti acquisiti dal Dipartimento, attraverso un sistema di immagazzinamento, di storage, attraverso un sistema di analisi e un sistema di calcolo per poter completare e integrare gli esperimenti con le simulazioni, passando poi anche attraverso la visualizzazione nell'ottica di avere un sistema Open Labs. Okay? Questo appunto permetterà quindi una porto sinergico di trasferimento dei dati e di elaborazione attraverso sistemi di intelligenza artificiale, ma non solo, avremo anche la possibilità di creare un DigiLab, che l'ho chiamato, nel senso di progettare in qualche modo attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale molecole o nuovi materiali e quindi trasformare il nostro laboratorio in qualcosa di predittivo. In ultimo, ovviamente, è importante non dimenticare i nostri giovani e fornire loro un sistema che ci aiuti ad elaborare meglio le informazioni e trasformarci. Adesso comincio a intravedervi meglio, ok? In quello che potrebbe essere un laboratorio informatico trasformato in qualcosa che vedete adesso sulla mia testa e quindi che permetta di applicare una nuova strumenti, anche qui una nuova transizione verso la realtà aumentata e la realtà virtuale per di nuovo aumentare la conoscenza e favorire la formazione dei nostri giovani. Quindi concludo la transizione digitale e quindi finisco dicendo che quello che comincia oggi è un cambio di visione. Io non vedo quasi più niente, scusate, però è un cambio di visione che combina la tradizione, quello che è l'approccio tradizionale nostro con un approccio digitale che deve essere un momento sinergico di intreccio di competenze e tutto questo lo possiamo vedere appunto come un albero che affonda le sue radici nella tradizione e ci porta a ottenere e diciamo raccogliere i frutti che la sperimentazione, il calcolo ci forniscono e che vengono elaborati attraverso l'intelligenza artificiale. I semi che scenderanno da questo albero feconderanno il nostro dipartimento in un approccio sinergico e questo è il mio auspicio e lo vedrete, adesso mi tolgo il visore, vedrete alcuni di questi
semi che in realtà sono già stati sparsi nel nostro dipartimento e che cominciano a germogliare, che vi presenterà il collega, il professor Vincenti. Grazie per l'attenzione. Grazie Mimmo per questa rappresentazione, oltre che per piccola conferenza, e quindi adesso vediamo gli esempi di Marco Vincenti. Grazie. È già a posto? Ok, volevo solo... Ok, buono. Ti lascio... Grazie a tutti voi che siete qua e adesso mi faceva venire in mente, Mimmo, che in Piemonte c'è anche un'altra tradizione che vedo che è stata coltivata anche nel nostro dipartimento, che è quella di Arturo Bracchetti, esatto. Che non l'ho citato, vedo che ha degli emuli qui in dipartimento. Questa mia breve presentazione vuole da un lato fare un po' una premessa, ma dall'altro portare degli esempi, voglio dire, comprensibili da chiunque, insomma, che fanno parte della nostra attività di ricerca, del nostro gruppo, ma che sono anche modellati in modo tale che si capisca un po' il collegamento fra big data, machine learning, se vogliamo intelligenza artificiale, che è l'unico nome italiano espresso in italiano e che abbiamo usato anche per questo, insomma. E che cos'è la chimica? La chimica ovviamente è una scienza sperimentale, e se uno opera una scienza sperimentale deve fare degli esperimenti, non ci sono dubbi. Allora, come riusciamo a fare questi esperimenti? Per fare gli esperimenti la mente umana come procede, come procediamo noi nella nostra attività di ricerca? Beh, ovviamente non possiamo prescindere dal solito sistema e diagramma di qualità. Che cosa si fa? Prima si definiscono gli obiettivi, si definiscono sicuramente i costi e poi, una volta definiti i costi, i tempi e gli obiettivi, si pianificano gli esperimenti. Poi finalmente si fanno questi esperimenti, no? Si eseguono questi esperimenti. Poi si devono verificare i risultati, interpretare i risultati e infine verificare la coerenza di questi risultati con gli obiettivi e i costi. Questo è qualunque sistema di qualità a flusso che noi pratichiamo costantemente. Ora vediamo dove agisce l'intelligenza artificiale. Sicuramente nella pianificazione degli esperimenti, nell'esecuzione, nella verifica, nell'interpretazione. Lasciamo un attimo da parte la definizione degli obiettivi e la verifica della coerenza, ma vedremo come si entra anche lì. Pianifichiamo gli esperimenti attraverso il disegno sperimentale, eseguiamo gli esperimenti attraverso la robotica e l'automazione, sempre più pervasivi anche nei nostri laboratori e nei nostri strumenti, verifichiamo i risultati attraverso l'automazione strumentale e li interpretiamo attraverso gli strumenti di data science di cui ci ha appena parlato Mimmo. Un esempio di tutto questo ci viene fornito in un recentissimo articolo da un gruppo cinese, come effettivamente abbia integrato in un'unica struttura tutte le opzioni che vi ho fatto vedere prima, perlomeno quelle indicate in rosso. Quindi si definiscono gli obiettivi, si va verso la performance, la robotica ampiamente presente per fare sintesi, modificare le condizioni, evidentemente la strumentazione, l'interpretazione. Ma vedete come si parte già da prima, c'è un'acquisizione di informazioni dalla letteratura guidato dai computer, e quindi quando uno sa che cosa è già stato fatto e che cosa manca, questo delinea gli obiettivi. Quindi vediamo che già la definizione degli obiettivi entra nel contesto di quello che può essere un circuito in cui l'intelligenza artificiale opera. Ma soprattutto quando lo strumento poi di interpretativo attraverso le tecniche di simulazione teorica, machine learning e quant'altro porta alla formulazione di nuove ipotesi,
Ecco che questo ci porta su quell'altro disegnino, quell'altra casellina verde che invece dobbiamo colare in rosso, cioè la verifica della coerenza con gli obiettivi e la formulazione di nuovi obiettivi. Quindi, se vogliamo, si può attraverso l'intelligenza artificiale e come ci ha raccontato questo collega cinese, che hanno costruito un laboratorio robotico guidato dall'intelligenza artificiale capace di proporre delle ipotesi scientifiche dopo aver letto e digerito la letteratura esistente, eseguire un ampio spettro di esperimenti, sintesi, caratterizzazione, verifica per molteplici obiettivi chimici, costruire modelli predittivi usando calcoli teorici e feedback di risultati sperimentali. Quello che ci ha raccontato sostanzialmente Mimmo poco fa. E in effetti troviamo qui, in questa unica figura che ho raccolto, dati spettroscopici, analisi di correlazione, simulazioni di strutture molecolari, algoritmi previsionali di machine learning e quant'altro. Ora però veniamo al punto. Se l'intelligenza artificiale facesse ciò che fa la mente umana e nient'altro, non sarebbe... Lo farebbe più in fretta, lo farebbe in maniera... però non sarebbe un grande guadagno. Dov'è che invece l'intelligenza artificiale riesce a fare delle cose che l'intelligenza umana non è in grado di fare? Primo, e sono i paradigmi, no, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale, la manipolazione di big data, che è un prerequisito fondamentale. Non c'è intelligenza artificiale senza grandi masse di dati e che opera diversamente da quello che è intelligibile dall'intelligenza umana. Secondo, capacità di affrontare problemi multidimensionali. Noi spesso abbiamo una visione del mondo che tipicamente arriva fino a tre dimensioni, ma la realtà, la complessità dei fenomeni e la complessità di tutti i problemi che abbiamo intorno sono tipicamente multidimensionali. E questo è assolutamente in sintonia con le problematiche della chimica. Infine, l'altro elemento dell'intelligenza artificiale che differenzia dalla capacità umana è l'enorme capacità e velocità di calcolo, che noi non ci sogniamo neanche lontanamente. Attraverso questi vari paradigmi veniamo ai tre esempi un po' più terra-terra che vengo a presentarvi anche per alleggerire un pochino i concetti. Primo esempio, che è una collaborazione che noi abbiamo con l'Università di Genova, in merito all'analisi di reperti biologici per indagini chimico-forensi. Quello che vedete qui è uno strumento di analisi iperspettrale, di imaging iperspettrale, che è in grado sostanzialmente di raccogliere spettri nel vicino infrarosso con una dimensione di pixel di mezzo millimetro e che quindi, diciamo, investiga un'area di 5 cm per 5 più o meno attraverso 10.000 pixel in un minuto e mezzo e quindi registra uno spettro ogni 9 millisecondi, un completo spettro infrarosso. Che cosa ci si fa con uno strumento del genere? Beh, vediamo, la prima step che avevamo affrontato era visualizzare l'invisibile. Se voi prendete un campione di sangue, di urina o di liquido seminale su un tessuto, in qualche caso, se si è fortunati, si vede, in qualche caso non si vede. Se voi prendete il sangue e dice, beh, è rosso, si vede bene, però su un tessuto nero si vede e non si vede. In luce forense, che vuol dire a lunghezza d'onda variabile, si vede qualcosina di più, ma attraverso, diciamo, l'imaging iperspettrale si vede qualunque tipo di macchia, qualunque tipo di traccia biologica, qualunque essa sia, su qualunque tipo di tessuto. Che cosa fa? Si registrano spettri infrarossi, li vedete qui, che sono evidentemente differenti per i liquidi biologici e per i tessuti. Sottraendo gli uni dagli altri ed elaborando un po' la questione, vedete come è facilissimo, immediato direi, con un minimo di elaborazione chemiometrica, riconoscere di che macchia si tratti, quindi se sia urina piuttosto che non sangue, piuttosto che non liquido seminale, che si differenziano invece da tutti i tessuti che stanno lì in alto, semplicemente perché, che sia cotone bianco, nero, denim o carta, la base cellulosica li mette, dal punto di vista spettroscopico,
un po' tutti insieme. Quindi, secondo obiettivo, riconoscimento non solo dov'è la macchia, che serve poi la localizzazione per fare un'estrazione del DNA, ma anche che tipo di traccia biologica si tratta. Ma la terza è la più interessante, la datazione. Da quanto tempo è lì quella macchia? Questo nelle indagini forensi è importantissimo, perché non basta riconoscere la macchia e riconoscere a chi appartiene, ma se il momento in cui quella certa traccia biologica è stata rilasciata è compatibile con il momento in cui è avvenuto un certo crimine, no? Quindi la datazione è importante. In effetti, elaborando questi dati, si è visto che riusciamo a fare una previsione estremamente buona fino a 20 giorni con un'incertezza massima di 10 ore, quindi che anche a distanza di 20 giorni si riesce a individuare non solo il giorno preciso, ma anche la mezza giornata precisa in cui quella macchia è stata depositata. Qui sono riportati tessuti di diverso tipo, idrofobici, idrofilici, per il sangue, ma questo fra l'altro è stato rivisto anche nel contesto di prime 48 ore, poi 19 giorni successivi, sia in validazione sia nei diversi contesti, funziona bene per il sangue ottimamente, ma possiamo anche vedere da qualche parte, non va più avanti, eccolo. Sì, l'invecchiamento può essere visto anche attraverso, diciamo, una reinterpretazione colorimetrica, come vedete in questo caso, quindi sopra e sotto vedete i giorni, le ore trascorse, no? 20 ore, poi arriviamo a 460 ore, attraverso un'interpretazione di colore si dà un'immediata visualizzazione utilizzabile anche in sede di giudizio, insomma, di spiegazione testimoniale. E vedete che per urina e liquido seminale non va altrettanto efficientemente, ma comunque la predizione è abbastanza precisa ed affidabile. Allora, riteniamo questo un successo perché? Perché sostanzialmente tutti quelli che ci hanno provato prima non ci sono riusciti a sviluppare dei modelli di interpretazione e datazione precisa delle tracce biologiche, perché hanno usato metodi tradizionali e attraverso i metodi tradizionali le variabili sono talmente tante che il sistema non ha successo. E quindi dove sta in pratica in questo caso le tecniche di machine learning, intelligenza artificiale? Beh, la possibilità di elaborare e poi di mediare i dati spettroscopici di decine di migliaia di pixel in tempi rapidissimi. Fate conto che per una di quelle diapositive che vi ho mostrato sono elaborati 500 milioni di numeri. 500 milioni di numeri che sono numeri piccoli nel contesto dei big data, ma comunque non gestibili attraverso sistemi che non siano questi di interpretazione automatica. Per una singola diapositiva, non per tutto il lavoro, intendo dire. Quindi questo era il dato aggiunto. Il secondo esempio, poi Lili mi dirà se è il caso di tagliare il terzo perché ho sforato i tempi, diagnostica oncologica. Prendiamo 185 donne affette da carcinoma della mammella in stadio iniziale, quindi in immediata diagnosi, è stato appena diagnosticato, e 65 donne sane in uguali condizioni generali, l'età superiore a 50 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste 250 donne donano un campione di urina, su ogni campione di urina vengono determinati con una metodica, diciamo, di UHPLC, massa-massa, alta risoluzione, tipo quello che lo strumento che andremo poi ad acquisire, 5 steroidi androgenici, 9 estrogeni e 6 coniugati. I dati, apparentemente, una volta che uno ha usato metodi tradizionali di analisi, sono 250 donne, 20 analiti, sono solo 5.000 dati, che diciamo una piccolezza, no? nel contesto. In effetti questo è quanto ci dicono le interpretazioni monovariate, no? Se noi prendiamo un parametro alla volta vediamo sì delle differenze, ma nessuna differenza che sia realmente decisiva, no? Sì, qualcuno di questi steroidi indica differenze più marcate, altre meno marcate. Cosa facciamo?
prendiamo tutti questi dati e li interpretiamo con diversi modelli di machine learning in ambito, diciamo, multivariato. Quindi vedete qui una serie di tecniche citate come machine learning e i differenti livelli di capacità predittiva in termini di accuratezza, sensibilità, specificità e quant'altro. KNN, analisi discriminante, più o meno PLS con analisi discriminante, naive bias, support vector machine, alberi decisionali, random forest, XGBoost e via dicendo. Alla fine tre di questi algoritmi sono dimostrati superiori: PLS di Alice, l'analisi discriminante con derivate parziali, support vector machine e random forest. Scegliamo alla fine random forest per un motivo molto semplice, perché ci ordina in ordine di importanza le variabili. Vale a dire che se noi prendiamo soltanto i tre steroidi più importanti, testosterone solfato, epitestosterone solfato e alfa estradiolo, noi sviluppiamo un modello con tre analiti, non con 20, che ci dà una capacità, un'accuratezza e una capacità predittiva del 96%. Questo è l'albero decisionale che ne deriva al fondo dell'analisi random forest, e come vedete sono coinvolte tre sole variabili, con dei sistemi discriminatori anche molto semplici, una logica molto semplice attraverso cui il modello così costruito attraverso l'algoritmo di machine learning alla fine va a funzionare. E questo consente che delle 250 donne abbiamo fatto predizione corretta per 243, con 4 falsi negativi e 3 falsi positivi, che in termini ovviamente di determinazione a priori, come un campione di urina lo dona chiunque, no? Non è che sia invasivo, problematico, eccetera, consente un'ottima capacità diagnostica in termini sia di sensibilità sia di specificità. Il terzo esempio, faccio tempo, Lilli? E sono velocissimo. È il più curioso dei tre, se vogliamo. E di nuovo, analisi tossicologica dei capelli, perché se uno assume qualunque tipo di sostanza, una quantità infinitesima va a finire nei capelli, nei peli, nelle unghie, viene incorporato attraverso queste cosiddette matrici cheratiniche. Lì rimangono fissate, incorporate in questa matrice cheratinica, indefinitamente nel tempo. Si riconosce che gli Inca già consumavano la coca, perché nei capelli trovati nelle mummie si ritrova ancora a distanza di migliaia d'anni la cocaina. Però attenzione, bisogna stare molto attenti, perché in certi ambienti che sono contaminati si può depositare la medesima sostanza all'esterno, e di questa una minima quantità può comunque alla fine penetrare all'interno ed essere incorporata nella medesima matrice. Quindi la questione è che, ben a livello di traccia, come facciamo a distinguere l'assunzione dalla contaminazione? Qui entra, diciamo, un po' la legalità. La legalità dice: vabbè, fissiamo un valore soglia, un cosiddetto cut-off. Se è sopra una certa concentrazione, diciamo che è assunzione; se è sotto, potrebbe essere contaminazione, e rilasciamo il presunto assuntore. Questo ovviamente ha il problema è il primo problema è l'off-cliff. Un numero poco sopra o poco sotto il livello di traccia inverte ovviamente la condanna o la soluzione, insomma, rispetto all'assunzione. Ma questo si affronta con la statistica bayesiana, e quindi attraverso un likelihood ratio riusciamo a graduare il giudizio attraverso il più o meno probabile riguardo un'assunzione. Ma il secondo problema è quello che abbiamo affrontato noi. Va bene, ma questa soglia di concentrazione è uguale per tutti i tipi e tutti i colori di capelli oppure no? Vediamo cosa si sa dalla letteratura scientifica. La letteratura scientifica ci dice, in media, con pochissimi esempi, che le sostanze acide e idrofiliche, qui rientriamo a pieno titolo nella chimica, vengono incorporate ugualmente poco da tutti i tipi di capelli, mentre le sostanze basiche ed idrofobiche vengono incorporate di più e in generale molto di più dei capelli scuri dei capelli chiari. Ci serve tutto questo? Ma no, perché sono asserzioni qualitative. Cosa vuol dire basiche idrofobiche? Quanto basiche idrofobiche? Cosa vuol dire di più? In termini generali è un'asserzione qualitativa. Cosa significa capelli scuri e capelli chiari?
quanto scuro e quanto chiaro. Serve a niente, queste affermazioni servono a niente. Allora noi cerchiamo invece, cosa stiamo cercando di fare? Costruire un modello quantitativo a partire dal contenuto di melanina, e quindi che determina il colore dei capelli, e dai descrittori molecolari, a sviluppare appunto un modello quantitativo che preveda l'effetto discriminatorio. Come procediamo? Prendiamo degli individui, anzi in realtà dei capelli, non conosciamo gli individui, che però sono brizzolati, vengono rianonimizzati e poi, e qui sarebbe utile una robotica, con le pinzette si separano i capelli scuri dai capelli chiari, di qua un capello chiaro, di là un capello scuro. Poi si fa la stessa analisi UHPLC massa-massa con un metodo che è in grado di determinare 130 farmaci, un metodo diciamo semi-quantitativo di screening. Anche se non è accuratissimo, a noi interessa la differenza fra la concentrazione nei capelli scuri rispetto ai capelli chiari dallo stesso individuo, perché è chiaro che a quel punto lì tutte le variabili diciamo intra-individuo sono azzerate, stiamo campionando gli stessi capelli dallo stesso individuo che ha avuto la stessa dieta, lo stesso tutto, e quindi tutta la variabilità intra-individuale è azzerata. Si misurano le differenze e queste differenze si mettono in relazione con 1107 descrittori molecolari. Ecco dove entra l'intelligenza artificiale. Come faremo a trovare i descrittori molecolari e metterli in relazione con queste differenze? Il modello è una funzione da costruire che vedete indicata a destra. Abbiamo attraverso questi metodi di machine learning ovviamente la capacità di selezionare a diverso livello i descrittori molecolari più idonei. Un vero problema è separare quelli di proprietà rispetto a quelli di struttura e poi man mano metterli in relazione con quelle che sono invece le differenze e quindi le discriminazioni fra i capelli bianchi e i capelli scuri. E quindi alla fine costruito il modello, l'obiettivo ancora da finire di sviluppare è costruzione di un modello predittivo che poi sia applicabile in termini previsionali qualunque sia il farmaco, qualunque sia la sostanza stupefacente, a partire dalle 130 che noi mediamente nei capelli degli individui che hanno i capelli brizzolati, chi più chi meno, un po' di farmaci li prendono tutti e quindi si trovano sempre questi farmaci in definitiva. Stiamo anche cercando di sviluppare dei sistemi di reti neurali che apparentemente funzionano ancora meglio nella quantificazione dell'effetto discriminatorio. Stiamo procurandoci un set ancora più grande di descrittori molecolari, ma qui il problema è trovare i descrittori molecolari più di proprietà che non di struttura, perché evidentemente quelli di struttura sono fuorvianti, ma gli algoritmi per selezionare i descrittori molecolari ci sono. Ultimissima cosa, vedete che in questo tempo anche il vecchio Will Coyote ha capito che per fare diciamo esplodere i suoi marchi ingegni non deve più servirsi dei detonatori forniti dalla ditta Acme, no? E che piuttosto è meglio che si serva anche lui dell'intelligenza artificiale. E con questo vi saluto, però vi devo anche dire che questo sarebbe stato il template raccomandato, non Will Coyote. Allora. Grazie anche a Marco, grazie a tutti e adesso vi invito tutti sotto per l'aperitivo che avevamo scritto. Spero possiate fermarvi, so che qualcuno era un po' di corsa, ma insomma. Benvenuta anche a Laura Scheleghi. Ciao.